Ragazzi, se superiamo i 1600 like, vi mostrerò gli altri dungeon segreti. E chissà, forse potrebbe nascere una miniserie sul canale. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi mostrerò 30 nuovi dungeon su Minecraft Vanilla. Quindi sì, una cosa veramente particolare. Detto questo, invito come sempre a lasciare un like, superiamo i 1312 like per questo video. E detto questo, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti e direi possiamo iniziare subito. DEFCON 1. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, il tutto funziona su Minecraft Vanilla, soltanto che abbiamo bisogno di questo mega command bloccone gigantesco. Però comunque aggiungerà un sacco di avventura al mondo, quindi è una cosa veramente fighissima e secondo me ne vale veramente la pena. Per farlo funzionare è semplicissimo, premiamo questo bottone. Vedete, compare il nome del creatore. Adesso è creato da Choco qualcosa, da Choco Parrot, quindi dal pappagallo di cioccolato. E sta finendo di caricare. E a breve dovrebbero comparire i primi. Guardate! Guardate! Là sotto! Visto? C'è qualcosa di nuovo che non c'è su Minecraft. Quindi ha finito? Sì, ha finito. Ragazzi, prendiamoci adesso una spada, sword, ok. Prendiamoci anche una pozione di visione notturna, perché se no voi non vedete poi più nulla. E andiamo ad esplorare questi nuovi dungeon. Naturalmente io vi darò in descrizione il link per scaricare il tutto. Non mostrerò in video 30 dungeon perché comunque sono molto randomici e trovarli tutti è veramente un casino. Soprattutto perché la maggior parte sono sottoterra. Come ad esempio questo qui. Questo qui lo spacchiamo subito così. Naturalmente faccio anche video in creativa perché non avrebbe senso fare una survival perché morirei subito. Come state vedendo. Cioè guardate. Oddio, ma qua. Oddio. Di roba che c'era qui, raga. Comunque, già questo qui è un dungeon gigantesco. A parte spawn un sacco di mob, rompiamo tutto e ammazziamoli. Mori. Sì, sto spammando tantissimo, no, cose non dovrei fare. Allora, dentro le ceste abbiamo, oddio, enchant, enderpearl, redstone, picconi, cibo. Qui cosa? Sì, però fate troppo, bordello. Abbiamo addirittura flame. Oh, il resto dell'armatura, ce la facciamo subito. Feather falling e tante altre cose. Oh, ciao creeper. Salve, sì, le dispiace se si sposta? Sì? Ok, grazie. Biscotti, smite 2. Insomma, ragazzi, è un dungeon veramente grande. Difficilissimo, perché guardate quanti spawner ci sono. Di rani, di cose, di tutto. Ecco qua, armatura in diamante. Cioè, forse è il dungeon più grande forse possiamo trovare, non lo so. Cioè, per ora questo qui è gigantesco. È gigantesco, è pieno di roba. Pazzesco, ok. Io direi che possiamo uscire e passiamo a un altro dungeon. Ok, questo qui invece che cos'è? Ah, ok, c'è qua. Ah, basta, così? E niente? Fine? Continuiamo ad andare in giro e vediamo cosa troviamo. Da come ho capito ci sono tanti dungeon per i vari biomi. Quindi cambiano in base al bioma. E soprattutto ci sono alcuni dungeon anche nel Nether. Quindi dopo andremo anche nel Nether a vedere se veramente sono altri dungeon. Appena completiamo l'armor, ragazzi, facciamo la prova ad entrare in survival dentro un dungeon. Vediamo in quanto tempo moriamo. Ok, questo qui già l'abbiamo visto, va bene. Certo, spawnano proprio come i dungeon di Minecraft, proprio malissimo. Alcuni dungeon possono essere anche sottoterra, quindi li possiamo trovare solo scavando e non all'aria aperta come quello che abbiamo visto prima. In questa palude, ragazzi, c'è un altro dungeon come quello che abbiamo trovato noi prima. Quello che scende così qua dovrebbe essere poi pieno di mob. Essendo in modo da spettatore, naturalmente non possiamo, non spawnano nei mob, però possiamo vedere all'interno delle chest. Quindi è comodo come cosa. Oddio, ma che cos'è questa cosa? No, è tipo una mega torre. Vediamo dov'è l'entrata intanto. Ah, penso sia di qua. Vabbè, spacchiamo. Che cos'è questa cosa? Oddio, ma qua ci sono gli scheletri. Ah, ecco, questa qui è l'entrata, va bene. Allora, ecco, redstone torch già a me non mi piacciono. Però, ecco, spacchiamo tutto. Spacchiamo, già senti i mob, ragazzi. Quindi al centro non c'è niente, direi proprio possiamo salire qua sopra. E questi che cacchio sono? Oh mio Dio, sono tipo minotauri, ho detto. Anche se sono in realtà dei pigmen, penso. Oddio, ma sono veloci. Oh, e quello che cos'è? No vabbè ragazzi, che cos'è? Un altro arciere oscuro. Però dentro questa cesta non c'è nulla. Cioè, se già è un dungeon così, ci deve essere qualcosa di abbastanza prezioso, presumo, no? Per fortuna che sono in creativa. Dark Knight. Spadaccino oscuro. Pure qua un ragno che... Ok. Dark Spider Jockey. Va bene. Ok, anche se non era Spider Jockey. E penso che questo qui sia l'ultimo.
Sharpness 4 è ottimo. Una spada in diamante. Un blocco in ferro, ok. Io pensavo in realtà che c'era qualcosa di più prezioso. Invece no, ah, in realtà è il colossale. Ah no, come non detto. Allora qua sopra c'è il mega boss. Oddio. Ho detto, ragazzi. Supreme Dark Knight Dark Tower Boss. Cioè, io proverò a fare una cosa, ragazzi. Ho settato lo spawn qui. Prendiamo una Golden Apple. Ci mettiamo un attimo qua sopra. Ok. Ci mettiamo naturalmente in game mode 0. La mangiamo. E proviamo a sconfiggerlo. Ragazzi, eccolo qua. No. Allora. Oh cacchio. Raga, è fortissimo. Raga, è troppo forte. Mi ha levato tutti i cuori della Melo P. Oddio. Raga, questo qui mi sciotta. Mi sta sciottando. Aiuto. Non so neanche quanta vita ha. Devo per forza girare così. Ho due cuori. Sono spacciato, raga. Sono spacciato. Sono spacciato. Ce l'ho dietro. Sono spacciato. Aiuto. Aiuto. Non so dove andare. Dobbiamo per forza affrontarlo. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. Dai, ci inseguo ancora. No, vabbè, raga, è fortissimo, è fortissimo. È troppo forte. Bene, dici di essere così forte. Vediamo se riesci a resistere a questa. Vediamo. No, è saltato all'aria, infatti. Cosa droppa? Allora, c'è droppato, vabbè, droppa la Supreme Dark Knight Trophy, che sarebbe, penso, la testa. E basta, cioè, ma che ci dobbiamo fare con questa qui? Niente, la possiamo mangiare a colazione. E qui cosa c'è, ragazzi? Guardate. Ah, ma c'è proprio un villaggio. Lol. Ma che storia. Vabbè, ragazzi, questo qui è un villaggio normalissimo, bene. Beh, io direi che di continuare un pochino a gironzolare e vediamo se troviamo ancora un altro dungeon. Attenzione, mi sa che un'altra cassetta come quella di prima. Anche se io non ho capito una cosa. Queste cassette qua, ma so così e basta? Avranno qualcosa di segreto? No, non c'hanno nulla. So finte, so vuote, non c'è nulla. Vabbè, ok, continuiamo a girare in giro. No, vabbè, ragazzi, questo qui è il colm però. Cioè, guardate, ma che senso ha? E ha pure un funghetto. Ok, giusto, giusto, giusto. No, vabbè, raga, non ci credo. Per cercare i dungeon ho trovato l'end. Ho trovato il dungeon dell'end, non ci credo. Non penso sia modificato, no. È abbastanza grande questo. Però non è modificato, è proprio il dungeon normalissimo dell'end. Ok, intanto proverei a questo punto ad andare nel nether. Vedere se troviamo il dungeon del nether. E poi da lì ci andiamo a spostare in giro per il mondo. Quindi facciamo qua un bel portale. Sì, missato, perfetto. E let's go. Rosso, tutto rosso. Ok, eccoci. Si dice dovrebbe esserci un dungeon anche nel nether. Soltanto che bisogna trovarlo perché dovrebbe essere abbastanza raro. Ragazzi, eccolo qui. Forse l'ho trovato, dovrebbe essere questo qua. Oddio, due ne ho trovati. Allora, a parte nel nether lagga un casino. Comunque, questo qui ragazzi dovrebbe essere uno dei dungeon del nether. Ma quanto sarebbe figo se già nella versione normale di Minecraft ci fossero questi dungeon. Cioè darebbero un senso di esplorazione molto più bella. Ma tu chi sei? Il Nether Shooter. E ti ammazzo lo stesso. Comunque Power 4. Interessante. Qua ne è spawnato un altro, oddio. Saliamo sopra, vediamo cosa c'è. Ok, delle prismarine marine nel nether, proprio una cosa completamente non c'entra nulla nel nether. L'abbiamo trovata nel nether, perfetto. Saliamo ancora sopra, qui c'è l'altra chest. Nulla di particolare, penso sinceramente a qualcosa di più raro e di più figo. E tu chi sei? Ah, il Nether Sniper. Ma non prendono knockback questi cosi, raga. Ma quanti ce ne sono? Niente, non c'è nulla di particolare. C'è il boss, raga. C'è anche il boss. Il Fiery Instigator. Dentro le chest troviamo uno di particolare. Quindi forse questi cosi manco ne vale la pena. Oddio, un anvil. Attenzione, l'anvil è una cosa abbastanza costosa. Soprattutto da craftare. Un diamante. Wow, un diamante. Vediamo qua. Unbreaking 1. Torse 2. Protection. Insomma, di per sé, ragazzi, in questo dungeon del nether non c'è nulla di interessante. Comunque già un altro dungeon nel nether io lo andrei a mettere a prescindere di base. Perché ok, la fortezza. Ah, la fortezza ormai c'è da 4 anni. C'è qualcosa di aggiuntivo. Bisogna metterlo in questo nether. Non so voi cosa ne pensate. Secondo voi si dovrebbe aggiungere di base un altro dungeon nel nether? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Bene, io direi a questo punto di fare il portale per tornare indietro. E vediamo dove spawniamo. Se c'è qualche altro dungeon particolare. Come detto sono 30. Però comunque devi avere fortuna a trovarli. Perché sono dungeon anche abbastanza rari. Perché dentro contengono un sacco di tesori. Opla, eccoci qua. Ragazzi, qui abbiamo trovato il bioma innevato. Chissà se c'è un dungeon anche nel bioma innevato. Sarebbe una cosa veramente figa. Perché nel bioma innevato l'unico, diciamo, dungeon, se si può chiamare così, sono gli igloo. Ragazzi, attenzione. Mini dungeon qui nella zona innevata. Ma si entra per di qua. È tipo un labirinto. Oddio.
Polar bear, oh sì, vabbè, polar bear, buonanotte. Se tu sei un orso polare, veramente, io sono una marmotta. Ma ragazzi, ma quanto è inquietante! Evil Snowman, certo, naturalmente bisogna mettere il pupazzo di neve malvagio, mi sembra più che logico e giusto. Cacchio, no. Ecco. Ma ho sentito qualcuno che si tippava. Ma queste trappole qui, spiegatemele, che sono? Ma c'è uno shulker? Eccolo! Quanto che ci fai qua? Shulker! Ah, Snowker si chiama! Ah, è il boss addirittura? Quindi dovrebbe dropparci qualcosa di particolare se riusciamo ad ammazzarlo. Naturalmente dobbiamo ammazzarlo. Oddio, raga! Ci ha droppato l'End Crystal! Questo qui veramente, ragazzi, sto dungeon ne vale la pena. Cioè, l'End Crystal... E lì cosa sto... Sono torri! No, vabbè, raga, è fighissimo. Sì, ma il Blaze nel bioma innevato, dai, ma chi è il genio che si inventa ste cose? E dico il genio per non dire malato di testa, dai. Però comunque, raga, a me questi dungeon stanno piacendo un casino, veramente. Di qua si sale, quindi in cima c'è un boss? Non me lo dire. Eccolo là, lo sapevo. Ma, no, raga, ma che figata è? Eccolo qua! Snowbrain! Ice Tower... Oddio, ma è tipo Aerobrine delle nevi. Sì, raga, ma c'è pure la spada incantata. Che cacchio ci droppa questo? Ma poi perché si vanno tutti da mucchi? Oh, Demon's Sword, con Sharp nessuno. Ah, vabbè, grazie. Dentro le chest. Oddio, la mela di noce abbiamo trovato. Un'altra Golden Apple. Insomma, ragazzi, questo dungeon è di gran lunga migliore rispetto a quello del Nether. Forse quello del Nether è più semplice. Però questo qui, wow. A parte che sono fighissime queste torri, guardate. Quindi praticamente dentro ogni singola torre c'è un boss. Ice Archer qui c'è. Ah no, e c'è anche di nuovo Snowbrain. Oh mio Dio, Snowbrain. Ragazzi, io direi di concludere qui questo episodio. Nel caso vorreste una seconda parte dove vi mostrerò gli altri dungeon, scrivetelo qua sotto nei commenti. Quindi ragazzi, spero tantissimo che questo video su questi dungeon vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere qua sotto con un commento e con un pollice in su. Vi ricordo di passare in descrizione perché lì sono tutti i link dei miei social come Instagram e Telegram. Mi raccomando, seguitemi tutti quanti sempre su Telegram. E infine vi invito ad iscrivervi al canale se non vi siete iscritti. Volendo, per iscrivervi al canale basta cliccare nella vedere che sta qui sotto lo schermo. E se ce l'avete fatto, potete cliccare a sinistra adesso e vedere un altro mio video. Ma ragazzi, detto questo, noi ci vediamo domani con un video, penso, sulle Bedwars, dove faremo qualche sfida particolare. Ciao a tutti!